quando chiudiamo gli occhi e il corpo si abbandona al sonno, la nostra mente a volte ci fa vivere delle situazioni o delle sensazioni allucinanti. In genere il nostro inconscio, che si esprime attraverso i sogni, e i sogni da quelli più banali a quelli più strani, hanno tutti un senso. Capita anche però di fare dei sogni comuni o comunque dei sogni che almeno una volta noi abbiamo fatto. Spesso, appunto, questi sogni si presentano in maniera anche molto simile in una persona e rispetto all'altra persona, oppure li sogniamo continuamente in quel modo, facciamo sempre quel tipo di sogno, oppure sogniamo sempre quell'elemento in un sogno. Vediamo ora quali sono i 15 o 16, non ricordo quanti, sogni comuni che le persone fanno. Sognare una casa, allora che sia una villa, una capanna, una catapecchia, un castello, un appartamento monolocale, sognare la casa equivale a sognare noi stessi. Infatti la casa rappresenta in genere la nostra personalità e l'identità dell'individuo, quindi noi stessi. Se la casa è bella, solida, pulita, metterà in evidenza il valore personale della persona che sogna. E questo sogno potrebbe arrivare proprio per equilibrare e compensare una visione più pessimistica della nostra vita. Può essere un modo per ritrovare la stima in noi stessi. Al contrario, invece, una casa piccola, minuscola, trascurata, lasciata andare, indica la necessità di occuparci maggiormente di noi stessi. In genere, sognare la casa rappresenta un messaggio molto importante rispetto al rapporto con noi stessi, alla visione della nostra vita e delle nostre capacità. Sognare di tradire. L'infedeltà è un tema frequente nei sogni. La sognatrice o il sognatore si immagina nelle braccia di un uomo o di una donna diverso dal proprio compagno o compagna, oppure sogna di fare l'amore con uno sconosciuto o con un uomo famoso. Mi ricordo che uscii una volta in un sogno, mi portò a fare un giro in macchina Steve Sanders di Beverly Hills 90210. Non sono delle premonizioni e non è detto che la persona ha veramente voglia di tradire la persona che ha accanto. Il sogno probabilmente è legato a cambiare o nella propria vita o a nuove scelte, appunto, di vita. Un altro sogno frequente è sognare l'acqua. L'acqua, come sapete, è simbolo di energia vitale e la si sogni della fontana, di un fiume, del mare che cade dai tetti, dal pavimento. In genere, proprio sognare l'acqua evoca l'universo dei sentimenti e quello delle risorse vitali connesse all'inconscio. E a seconda del luogo in cui ci troveremo, quindi se sarà il mare, il lago, la piscina, l'acqua dal muro, si andrà poi dopo ovviamente ad analizzare il sogno. Il tema del sogno verrà poi rapportato ovviamente all'acqua e quindi a una certa interpretazione. Sognare i colori è anche molto, molto frequente. In genere sognare i colori nei sogni indica la forza dei sentimenti e una grande vitalità. Invece i sogni in bianco e nero hanno più un carattere intellettuale e nostalgico. Quando un elemento in un sogno è a colori, si andrà poi ovviamente a interpretare il nesso che ci sarà tra l'elemento appunto e il colore. Sognare la morte è anche un sogno frequente, è una situazione che si sogna frequentemente e se si sogna di morire o di sognare che una persona muoia, non è detto che sia una premonizione, cioè niente panico, state calmi. In genere non sono di cattivo augurio, ma indicano in genere una trasformazione, la fine di qualcosa, l'inizio di un'altra cosa, magari ancora più bella. È frequente anche sognare gli animali, che in genere rappresentano l'istinto, le pulsioni primarie, che sono le forze vive di cui abbiamo necessariamente bisogno nella nostra vita. Senza di loro, infatti, verrebbe meno l'energia vitale. In genere gli animali formano anche un legame tra il mondo minerale e il mondo umano. Un'altra cosa che si sogna frequentemente è quella di essere inseguiti ed è forse uno dei sogni più diffusi. Il copione è quasi sempre lo stesso. Qualcuno ci insegue, noi facciamo di tutto per fuggire. Io a volte corro anche sul posto, cioè come se mi alzassi, corressi e non mi muovessi dal posto. C'è sempre la persona che mi insegue. Ed è, diciamo, un istinto ancestrale, no? Quello della fuga da un pericolo o da un predatore. In genere è la necessità di risolvere un problema che è complesso e che persiste nella nostra vita. Possono essere pressioni familiari, obiettivi lavorativi, preoccupazioni, stress, insomma, ci sono varie interpretazioni. Un altro sogno ricorrente, di cui già ne abbiamo parlato, ma anche di altri, ne abbiamo già parlato in questa rubrica dedicata ai sogni, è
è quella di perdere i denti. E anche questo sogno, che probabilmente è il secondo più frequente, è legato sempre ad ansie e paure di tutti i giorni. E nello specifico i denti simboleggiano anche forza, potere, una certa aggressività, capacità di reagire. Un altro sogno comune, ricorrente magari, ma più comune, è quello di avere un bisogno impellente di andare al bagno. Si va alla ricerca di questo bagno, di questo posto dove poter evacuare e non si trova. In genere è un tentativo di voler esprimere un nostro bisogno primario, ma non riuscirci. Insomma, riguarderebbe la difficoltà di far capire a chi ci circonda quali sono le nostre reali esigenze, quali sono le nostre priorità e i nostri bisogni. Un altro sogno ricorrente, o comunque comune, è quello di sognare di essere nudi. In genere i vestiti rappresentano ciò che vogliamo dimostrare agli altri, vogliamo far vedere agli altri, no? È il nostro modo di essere in contatto, comunque a contatto con il mondo esterno. E i vestiti spesso nascondono anche i lati di noi che sono, ci rendono molto più vulnerabili. Sono lati privati o magari che noi riteniamo inadatti da mostrare. In genere sognare di essere nudi indicherebbe forse il reagire e di aprirsi agli altri con leggerezza e senza troppe preoccupazioni, accettando soprattutto i nostri difetti, ma dimostrando anche quali sono i nostri pregi. Un altro sogno comune è quello di essere a fare gli esami, e in genere rappresenterebbe una sorta di autoanalisi dove ci mettiamo sotto processo automaticamente e critichiamo il nostro operato nella vita di tutti i giorni. O magari ci sono situazioni vecchie che non sono state riesaminate e andrebbero riesaminate. Un altro sogno, e siamo probabilmente al dodicesimo comune, è quello di volare. È uno dei più belli, tra l'altro, perché a me capita. È normale che devono sparare ora i botti. Riguardo le notifiche, non sopporto le feste di paese, ragazzi. Finiscono i botti, inizia il cane, finisce il cane, ricominciano i botti, finiscono i botti, urla la gente, finisce la gente, urla il mio cane. A me è capitato un sacco di volte di sognare di volare, dove letteralmente mi alzavo, muovevo le braccia e volavo e planavo, cioè. Era forse stato uno dei sogni più belli. E spiccare il volo, librarsi infatti nei cieli aperti, sono simboli che probabilmente riguardano il liberarsi dalla vita di tutti i giorni e dalle mille preoccupazioni. In genere rappresenta un desiderio di fuga, a volte più che altro dagli impegni, dai momenti particolari. Sognare di volare potrebbe essere, ecco, il fatto che abbiamo bisogno un attimino di staccare la spina, di allontanarci. Di volare, almeno con la mente. Un altro sogno comune è quello di cadere. Dovrebbe stare ad indicare che c'è qualcosa che ci appesantisce, che ci preoccupa o addirittura che ci trascina a fondo, che può essere un progetto, una scadenza, un appuntamento, un giudizio che ci spaventa o che ci angoscia. Un altro sogno abbastanza comune è quello di fare un incidente in macchina. In questo caso, perdere il controllo di una vettura sarebbe proprio il perdere il controllo della nostra vita. Lavorativa, familiare o sentimentale. C'è qualcosa che magari ci coinvolge e che non riusciamo più completamente a controllare secondo la nostra volontà o come vorremmo. Un altro sogno abbastanza comune è quello di ritrovarsi in una stanza vuota. Ricordatevi che la casa rappresenta noi, ma le stanze potrebbero rappresentare i vari lati del nostro carattere. Quindi trovarsi in una stanza vuota o magari abbandonata potrebbe anche indicare un talento di cui non eravamo a conoscenza. E quindi più passerete tempo a scoprire quali sono i nostri talenti dormienti, più sarà probabile che altre porte si apriranno nella vita. Un altro dei sogni comuni, e penso sia il penultimo, è quello di essere in ritardo. Probabilmente siamo coinvolti in qualcosa che non ci soddisfa. Invece di adoperarci per raggiungere questi obiettivi, siamo in ritardo. Ci rallentiamo il raggiungimento di questi obiettivi. E niente, ragazzi, per quanto riguarda i sogni più comuni è tutto. La rubrica sui sogni continuerà. Io ne registrerò altri, ci sono alcuni che sono veramente carini anche come tipo di sogni o come tipo di simbologie. Parleremo anche poi in futuro dei simboli nei sogni e dei numeri nei sogni. Per questo video è tutto, io spero di esservi stata un po' utile, di avervi tenuto un po' di compagnia e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!